Buonasera siciliani e siciliane, bentrovati. Oggi apriamo l'edizione del nostro TG con un aggiornamento importante che riguarda la lotta per il diritto alla salute degli abitanti delle isole minori e in particolare di Lipari e Pantelleria. È stato lanciato un appello dal nome Vieni a lavorare sull'isola. Si legge nell'appello: da anni l'efficienza della sanità pubblica nelle zone disagiate è messa a dura prova da continui tagli, privatizzazioni e logiche aziendalistiche. La politica ci dice che siamo troppo pochi per meritare il diritto alla salute e i nostri ospedali sono i primi a risentirne. Gli ospedali di Lipari e Pantelleria hanno bisogno di medici, subito. Le istituzioni competenti spesso giustificano la mancanza di personale dicendo che i medici nelle isole minori non vogliono lavorarci. Proprio per questo gli abitanti invitano anche i medici che non possono o non vogliono partecipare ai bandi, ma che sarebbero felici di andare a lavorare nelle isole alle giuste condizioni, a lasciare un feedback nel form che hanno predisposto e che trovate anche nella pagina di Antudo. I comitati promotori dell'appello invitano tutti e tutte a diffondere quanto più possibile questo grido di aiuto. Nei giorni successivi alle proteste avvenute a Lipari, le promesse fatte e gli impegni presi da Razza hanno portato gli abitanti dell'isola a sospendere il presidio permanente, ma non hanno abbassato la guardia. Al contrario, il lavoro di controllo sull'operato del governo regionale non si è fermato. Un lavoro che sta vedendo protagonisti in sinergia con quelli delle isole Eolie anche gli abitanti di Pantelleria. Invitiamo chiunque volesse maggiori informazioni a contattare le pagine Facebook dei comitati L'ospedale di Lipari non si tocca e Pantelleria vuole nascere. E dalla sanità passiamo ad un'altra questione cruciale, le alluvioni. Oggi forte piogge hanno nuovamente interessato la città di Catania, causandone la paralisi. Le vie completamente allagate hanno costretto decine e decine di automobilisti a fermarsi per strada. Numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco in aiuto a chi è rimasto bloccato nelle auto in panne o a chi vive in appartamenti a piano terra o possiede locali sotto il livello delle strade, a essere colpita soprattutto la zona industriale della città. Non siamo ancora entrati nella stagione autunnale, quella cosiddetta delle piogge, ma le alluvioni preoccupano i siciliani da luglio. Qualche giorno fa Musumeci annunciava la nomina del commissario per lo stato di emergenza, dichiarato dopo le alluvioni del Messinese, che hanno colpito Messina, Barcellona e Terme Vigliatore nei primi giorni di agosto. E non ha nascosto l'entusiasmo per il fatto che adesso la Sicilia, grazie alla legge sulla sburocratizzazione, ha la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza e nominare un commissario straordinario in autonomia. Quello che però forse Musumeci ha poco chiaro è che servono anche interventi per prevenire. Tra l'altro sono settimane che dai cittadini arrivano appelli per attuare interventi straordinari in vista dei mesi più critici dell'anno. Al momento però tutto sembra fermo e come al solito Musumeci fa buon viso a cattivo gioco. Io con questo chiudo l'edizione di oggi e vi do appuntamento a domani, sempre alle 19.